Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati in questo appuntamento home studio insieme a Marco Vannucci. Oggi parliamo invece di ascolto in cuffia e ne parliamo appunto con Marco perché si è occupato non soltanto in questi ultimi anni di campionare tantissimi speaker e casse, ma anche e soprattutto le cuffie per il progetto Sienna di Acoustic Audio. L'avete già visto intervenuto in un mio video su Sienna, adesso ne riparliamo, cerchiamo di capire come utilizzare, come ottimizzare appunto le cuffie nell'ascolto in home studio. Come al solito non dimenticate di iscrivervi al canale, questo aiuta tantissimo il mio canale, a voi non costa nulla, a me aiuta a divulgare questi contenuti professionali in modo gratuito. E vi ricordo che sul mio Patreon trovate inoltre altri video inediti che non sono presenti sul canale. Questo per aiutarci anche nella ricerca di altro materiale da recensire sul canale. Nei prossimi video invece, in compagnia sempre di Marco Vannucci, parleremo poi di strumenti fondamentali nell'audio recording, non soltanto nell'home recording, quindi ci sposteremo anche su settori un po' più professionali. I primi video parleranno infatti dell'equalizzatore, quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, premete sulla campanella per non perdere nessun video in arrivo. Per il momento è tutto, buona visione. Va bene, adesso te hai citato delle casse e non tanti sanno dell'esperienza che hai sul campionamento degli speaker. E infatti ne abbiamo già parlato nei video su Sienna, però adesso iniziamo un discorso su cosa fa Sienna, come è stato fatto, con quale scopo è stato fatto Sienna e dove effettivamente non soltanto Sienna ma anche Realfons, Sonorworks, qualunque altro tipo di adesso nuovo emulatore di stanze viene proposto entra nel concetto di utilizzo all'interno di un home studio e ho anche come check per chi ha uno studio professionale. Sì. Allora, Sienna è stato creato con un pensiero che durante lo sviluppo, i primi proprio istanti di sviluppo, questo insieme a Giancarlo ovviamente del Sordo, e avendo visto anche come si comportavano, perché prima di Sienna esistevano anche altri emulatori, certo, che facevano un HRTF e cercava di traslare in cuffia il suono che avresti ascoltando un paio di speaker, perché questo è il compito di Sienna. E il pensiero principale qual è stato? È quello di, visto che il dettaglio sulla HRTF personale di ogni persona è impossibile da ricreare, perché ci sono una moltitudine di variabili che adesso andremo ad elencare che rendono impossibile ricreare il tuo perfetto ascolto, quindi ricreare la funzione, la tua personale head related transfer function. Il pensiero è stato: cerchiamo di creare uno strumento che sia il più possibile veritiero e che ti permetta di ascoltare, ti permetta di lavorare in un modo enormemente migliore rispetto a che se rispetto a utilizzare solo le cuffie senza emulatore, quindi di HRTF. Questo è stato il nostro target primario e direi che lo abbiamo centrato alla perfezione, poiché molti degli altri emulatori di speaker attraverso le cuffie non riescono a farti sentire bene la parte monofonica del segnale per via proprio di queste variabili che ho detto prima. Sienna, adesso non posso dirvi come lavora, ma Sienna riesce a essere molto congruo anche nella parte monofonica e non alterare il suo tonal balance della parte mono eccessivamente, perché l'HRTF, i filtraggi HRTF, la prima cosa che fanno è ti alterano
il tonal balance della parte centrale. Perché? Perché generano dei comb filter Certo. in quella parte. Quindi la prima cosa è stata questa. La seconda cosa, ed è importantissima anche questa da capire, è Sienna non è stato creato per sostituire le regie di ascolto professionali. Sienna è stato creato per aiutare tutti coloro che non hanno la possibilità di avere una regia professionale, avere anche uno spazio effettivo dove fare musica. Molte persone non hanno una stanza dove mettere un computer, sedersi con una DAW e lavorare, e quindi sono magari anche sbattuti da una parte all'altra, di avere un ascolto quantomeno molto più reale rispetto a ascoltare la stessa cosa con un paio di auricolari normali, quindi senza emulazione. Questo è stato il target principale di Sienna. È bene da stabilire anche che Sienna senza gli studi professionali non esisterebbe, perché deriva Certo. proprio dalla misurazione di ambienti professionali e dalla ricreazione del suono di questi ambienti dentro le cuffie. Perciò non è possibile pensare di utilizzare solo Sienna e un qualsiasi paio di cuffie per lavorare. È un qualcosa che diventa comunque o un secondo ascolto o un ascolto al 50%. Quindi nella stanza corretta diventa un secondo ascolto, nella stanza, come dire, non trattata acusticamente o con un trattamento acustico minimale o project studio, come quelli che abbiamo visto nelle foto precedenti, per capirci, diventa più di un secondo ascolto, diventa un qualcosa dove effettivamente puoi improntare il tuo lavoro, ma comunque devi sempre cambiare da una parte e l'altra. Perché? Perché Sienna e qualsiasi, più che Sienna, qualsiasi paio di cuffie imprimono una stanchezza d'ascolto nettamente superiore rispetto a Agli qualsiasi speaker, altro certo. tipo di speaker. Seconda cosa, perché non è possibile stabilire la pressione di ascolto, quindi è molto facile andare troppo avanti con diciamo, quindi spingere troppo sul volume di ascolto in cuffia, o allo stesso tempo spingere troppo poco e quindi viaggiare in una. Questo chiaramente fa gioco anche al problema relativo soprattutto a chi missa, di comprendere la compressione, quindi di ascoltare compressione che viene applicata poi alle voci o quando mentre missiamo, perché chiaramente la cuffia ha un'escursione dinamica diversa rispetto a uno speaker, e quindi chiaramente anche il capire come comprimere una cosa rispetto ad un'altra diventa più complesso. Rispetto a farlo con gli speaker, quindi ci sono effettivamente dei limiti che bisogna considerare, e comunque anche l'aspetto, poi vabbè, parliamo anche del crossfeed, però l'aspetto relativo proprio alla percezione anche della stereofonia, che è completamente strana rispetto a un ascolto in cuffia. Sì, Sienna ha anche delle regolazioni che Certo. cercano di adattare, e questo si può fare soltanto a livello, come dire, umano, non c'è nessun processo automatico che può No. aiutarvi a fare questo, dovete essere voi a conoscere determinati brani e ascoltati in un posto dove si ascolta, e quindi cercare di ricreare, muovendo i parametri di Sienna, quella stessa impressione, perché non state nient'altro che facendo, fa state facendo nient'altro che adattare i vostri parametri, diciamo, biologici a quello che è il software, perché in quel modo si spostano proprio alcune grandezze. Veniamo un attimo a perché è impossibile ricreare un HRTF personalizzata al 100%, non è che non ce Certo, la fa Sienna, non ce la fa nessuno. fa nessuno. Il problema è che ha il modello matematico per costruire un HRTF veramente come dire, congrua delle vostre orecchie, dovrebbe essere fatto con un calco dell'orecchio, e ci vorrebbero veramente molti, molti, molti calcoli, e soprattutto dovete sapere che l'orecchio sinistro è diverso
dall'orecchio Dall'orecchio destro co come forma, come sensibilità, come un'altra infinità di parametri che non sto qui a elencare. Quindi comunque noi sentiamo diversamente sempre da destra rispetto a sinistra e anche in diversi momenti della giornata sentiamo sì, ma diversi anche diversi. la grandezza del cranio è diversa da, La quindi la grandezza distanza del cranio è delle orecchie, diversa dalla l'inclinazione delle orecchie. inclinazione delle orecchie senza non dire neanche la grandezza delle spalle, del torso Esatto. e della tutta questa parte qui, dove Sì, comunque questa qui. infatti molti esperimenti seri fatti in anecoica con le varie teste, Grass, Neumann e quant'altro, hanno anche Il un torso. busto, un mezzo dorso, diciamo, un busto che con le spalle comprese, che cerca di appunto comunque emulare l'effetto della riflessione. E poi qui le persone hanno diverse densità di grasso, quindi sopra le clavicole, sopra l'articolazione dell'omero, quindi l'assorbimento è differente. La testa è differente organicamente dentro le persone, non sono tutte uguali schematicamente, quindi Anche la parte interna, CrossFit sarà diversa. la parte interna dell'orecchio. Mi sembra, ti interrompo, che Grass aveva addirittura delle parti a tassello per cambiare la parte interna. Cambiare Giusto? la grandezza del canale uditivo Del canale uditivo, da no? persona a persona. E la canale uditivo risuona, mi sembra sia intorno ai 3 kHz e qualcosa. Sì. La frequenza di risonanza media, perché poi dipende dalla lunghezza e dalla larghezza, poi a un'età, a una certa grandezza, a un'altra età ce n'è un'altra, quindi è impossibile fare una HRTF. Quindi comunque tu ti stai mettendo addosso in qualche modo le orecchie di qualcun altro o un orecchio standard. Questo sia se utilizzi Sienna, sia se utilizzi la concorrenza. Ci sono alcuni che sono voluti andare oltre facendo una foto all'orecchio. Sì, l'ha fatto Hanno Odise, ma non messo funziona. su un AI, no, anche qualcosa Sì. Steinberg va fatto cosa se non sbaglio. Su un AI che a seconda di alcune proporzioni ti adeguava alcuni parametri. Lodevole perché comunque Certo, è una un ricerca, ulteriore certo. passo verso la ricerca di una migliore emulazione, ma comunque resta e rimarrà impossibile. E altra faccenda, come ho detto prima, che si pensa erroneamente, si pensa che le cuffie siano lineari, sia come Esatto, questo è un errore risposta di comunissimo. frequenza, sia come Esatto. risposta dinamica, sia come quantitativo di distorsione che in funzione della frequenza. Questo non è affatto vero. Noi abbiamo misurato una quantità di cuffie che non ci voglio pensare, se no mi viene ancora male. Guarda, 15 ve lo, solo 15 ve lo spedite io, quindi penso starete sui No, 500-600 cuffie, di più, anche 1000. sì. Anche perché alcune cuffie le abbiamo misurate più volte per fare una Esatto. media e l'abbiamo fatto con uno strumento professionale, quindi certificato, che è una testa, appunto, una dummy head che ha un costo anche molto elevato per lo strumento che è, e le differenze di risposta in frequenza non solo tra le diverse cuffie, quindi in bassa frequenza, in alta frequenza, ci sono salti di 15 decibel, peggio di alcune stanze maltrattate, ok? Ma anche la stessa cuffia, lo stesso modello e la stessa cuffia suona in un modo sulla cuffia A, quindi mettiamo non lo so, la Sennheiser HD 950.000 per non fare brandizzazione di nulla, suonava con differenze anche di 3-4 dB. Sì, ne ho parlato su uno dei video proprio relativi alle cuffie, dove le HD 650 fatte in Romania suonavano in un modo, fatte in un'altra parte suonavano in un altro. Le st stessi identici modelli, stessa Come caso, identica non ce cuffia. l'ho Anche qui, a me, ce l'ho un anch'io. paio vecchie probabilmente made in Germany, però ripeto, non sono assolutamente lineari, tant'è che Sienna cosa fa? Sulla base di questo campionamento raddrizza, cerca di raddrizzare la vostra curva di Di risposta in risposta. frequenza attraverso le cuffie e lo fa. Adesso non posso dirvi come lo fa, ma lo fa in maniera molto intelligente, cercando di non creare
problemi di fase eccessiva, non creare problemi di ringing, non creare problematiche di equalizzazioni troppo spinte o troppo appuntite. L'ho già detto troppo. E questa cosa ovviamente contribuisce ad avere quella sensazione di naturalità e di comfort quando si ascolta con Sienna, cioè si ascolta un suono che non è overprocessed, come spesso accade quando ascolto altri emulatori del suono. Sì, anche perché alterare troppo il comportamento di un driver lo snatura rispetto a come dovrebbe comportarsi normalmente, e quindi questo altera ancora di più la percezione di quello che stai sentendo, aggiungendo distorsione, aggiungendo filtering, tutto ciò che non è previsto nella costruzione fisica di quel driver. E Poi c'è quindi tutto anche il la cuffia problema. si comporterà poi in maniera completamente diversa da come effettivamente Ah, dovrebbe, o sì, certo. quantomeno è stata pensata dal costruttore. Sì, esattamente, perché comunque abbiamo alterato. Lo stesso discorso che vale per la correzione di speaker, vale per la correzione delle cuffie, cioè loro non sono esenti da questo problema. L'altro problema è la cuffia aperta o la cuffia chiusa. La cuffia Certo. aperta ovviamente produce suono anche Sfogo, esatto, lo sfogo. fuori, ma questo suono non è che non viene udito dall'altro orecchio. Quindi con una Certo. cuffia aperta comunque state aumentando l'X-Feed e lo state aumentando con un X-Feed naturale che è il vostro, quello vero, Certo. senza utilizzare l'X-Feed, diciamo, emulato all'interno di... Quindi state aggiungendo X-Feed con le cuffie aperte, con le cuffie chiuse ne state aggiungendo molto molto meno. Quindi anche questo dipende da come vi trovate nell'ascolto ed è un parametro, anche questo, che non è controllabile da nessun software che fa emulazione delle cuffie. Perciò il mio consiglio, anch'io ho le mie vecchissime Sennheiser tutte sgarrupate, distrutte qui sotto, e le utilizzo come cambio di ascolto, ma perché io ho questa regia, ovviamente, quindi preferisco ascoltare da qui piuttosto che In cuffia, certo. mettermi le cuffie. E utilizzo ovviamente l'emulazione del mio studio. Fa ridere che io guardo il mio studio davanti e lo studio fuori fa abbastanza sorridere. Qualcuno che non ha uno studio di questo tipo può utilizzare Sienna in maniera più incisiva, quindi farci non lo so, la parte bassa, quindi l'incastro tra basso, kick 808. E qualsivoglia dedicarlo, utilizzare Sienna, perché se la stanza non è trattata, se non c'è un bass trapping Certo. di grossa entità, le basse frequenze ci possiamo basare su Sienna. Fatto quello, togliersi le cuffie, lavorare sugli altri speaker per poi rifare un altro check con Sienna, e in questo modo vi aiutate moltissimo a ottenere poi un prodotto. Come dire, e vedrete che tutto quello che farete più o meno su Sienna ridarà al 70%, 80% se non di più, sugli speaker. Magari sugli speaker dovete correggere qualcos'altro. Quello che vi consiglio di non fare all'interno di Sienna sono i pump-out, quindi Certo. e qualsiasi automazione che vada da una parte all'altra, e anche la percezione dei riverberi o dei delay sul livello e sull'interazione di questi, come dire, effetti sul mix non è così preciso come ascoltare dagli speaker, ma è un tool che è cost effective, quindi costa molto poco. Chiunque in studio ha un paio di cuffie, diciamo, non dico belle, però decenti. Quello che vi serve è un ampli cuffia, quindi ho una scheda audio che abbia un ampli cuffia Ottimo, notevole. Io esatto. utilizzo quello in classe A integrato nella voce, nel Crane Song a voce, e ho visto che funziona molto bene anche quello della Apogee Duet o della Element, perché hanno un bel ampli cuffia lì dentro, ma ci sono anche altre schede audio che hanno un bel ampli cuffia Sì, o guarda, io un ampli cuffia. utilizzo quello dell'RME che è bellissimo, oppure c'ho l'SPL e il fonitor, quindi Ah, chiaramente certo, quello quello è proprio dedicato, quindi dedicato. Sì. Ci sono anche ampli cuffie high-end che sono trovabili a cifre non enormi per chi volesse spingersi nell'ambito high-end, che ovviamente ha una valenza perché è l'ampli stesso che pilota i vostri driver,
che avete sulle orecchie. Quindi cambia moltissimo la. Io me ne accorsi tanti anni fa, ovviamente già lo sapevo, ma con gli AirPods fu sbalorditiva la cosa, perché gli AirPods della Apple, quelli wired, per capirci, Quelli col col filo, filo, sì. quelli col filo, io li ho sempre collegati al telefono che all'epoca aveva ancora l'uscita Jack. audio, adesso non ce l'hanno più e suonavano da schifo. La prima volta le ho collegate alla vecchia Apogee che aveva la 2T1, comunque aveva un ampli cuffie decente, le collegai lì, ascoltavo, ho detto, Dio, ma queste sono un altro paio di cuffie, ma cosa è successo? Ho pensato che, non lo so, c'era qualcosa che si era collegato male quando le usavo dal telefono. Cambia moltissimo, soprattutto a livello dinamico, la risposta che un ampli per cuffie di buon livello e dedicato può darvi rispetto a un ampli per cuffie, diciamo, integrato in una scheda di basso livello. Tu volevi aggiungere qualcosa, Yuri? Magari ecco, qualcuno mi ha chiesto se comunque acquistare delle cuffie economiche e poi correggerle con Sienna o con Sonarworks o con quello che è, effettivamente migliora e quindi rende il tutto più utilizzabile per ascoltare e missare in cuffia, quantomeno fare un balancing decente, rispetto invece ad acquistare una cuffia più costosa. Ovviamente Sienna corregge entrambe i mondi, ma una cuffia da 100 euro non suonerà mai come una cuffia da 1000 euro, neanche corretta. Di questo ne potrebbe parlare, magari la prossima volta lo chiamiamo il nostro amico Francesco Campbell, che Salutiamo. saluto, Ciao Fra. ciao Francesco, Ciao Fra. perché lui invece si dedica proprio solo a questo ascolto, è l'Inner Fidelity, non so se conoscete il sito innerfidelity.com, Italiano. è lui. Lui ne sa più di qualunque altro in ambito cuffie. Detto questo, ovviamente le cuffie a basso costo, se vi servono per fare del semplice monitoring in studio di voi che suonate il basso e che dovete avere il rientro Il della click, base esatto. o il cantante che deve sentire la base mentre canta, che siano sufficientemente chiuse, quindi che facciano uscire meno suono possibile fuori. Per il monitoring, appunto, vanno benissimo. Quando si parla di ascolto, vale la stessa cosa dell'ascolto su monitor. Quindi io non penso di usare un software che emula l'ascolto in cuffia e dove devo basare anche solo il 50% del mio ascolto utilizzando, non lo so, allora compro i monitor della. L'audiotecnica, esatto. E così poi li correggo. No, non è la stessa cosa. Ovviamente occorrono un paio di cuffie che siano diciamo funzionali a tale scopo. Le Audizy, che a Yuri lì a destra le vedo, sono perfette per questo scopo. Sono un po' costose. Ci sono dei marchi che avevamo visto che utilizzano praticamente le stesse componenti più o meno dell'Audizy, però sono made in China, magari non Esatto. sono matchate, perché nelle cuffie vale lo stesso discorso dei monitor. Molti monitor sono costosi perché hanno i driver matchati, nel senso che come i microfoni, si vede il Certo. matched pair, perché il medio delle BEV è matchato rispetto all'altro medio che ho delle BEV, perché ha la stessa sensibilità, la stessa risposta in frequenza, perché non è mai uguale. Stessa cosa per i driver delle cuffie. Quelli delle Audizy sono matched tra left e right, quelli della marca Y non si sa che cosa sono. Quindi questo poi produce un Vai un po' effetto a culo, certo. incisivo su quello che ascolti, perché tu te ne metti uno in un orecchio, uno è un altro. Quindi ovviamente ci sono delle cloni di Audizy anche a 300 euro, se non sbaglio, a Sì. 250, a 350 euro e così via, di marche cinesi, come si chiamavano. Quindi sì, ma se sapete di avere una stanza che ha bisogno di fare anche degli ascolti in cuffia con Sienna o adesso o con un altro emulatore appunto di ascolto in cuffia, è meglio acquistare un paio di cuffie di serie A, ecco, se questa è la vostra problematica, e unirci anche un amplificatore per cuffie in grado di pilotarle bene. Quindi ci sono anche altri parametri più basilari, come quelle
del silenzio che l'ampli per cuffie deve esibire, molti amplificatori, anche delle schede audio, come ci ho anche questi near qua, senti subito Certo. e questo è tutto rumore che va sommato all'ascolto che avete, che ce l'avete direttamente conficcato, diciamo, nelle orecchie. Quindi sì, ben venga, può solo migliorare la resa di Sienna un paio di cuffie di alto livello unite ad un ampli di alto livello. Ok, guarda Marco, grazie. Poi lasciate i commenti qui sotto, rispondiamo appena possibile. Cercate sempre di essere educati. Questo lo ripeto in ogni video. No, però quando capita, ormai ho avvisato, li cancello direttamente e diciamo il problema è risolto alla fonte. Anche perché i video sono gratuiti, noi mettiamo a disposizione gratuitamente tutte queste informazioni, quindi è giusto, insomma, poterle condividere anche in maniera adeguata. Grazie Marco, ci vediamo nei prossimi video. Per il momento è tutto. Ciao a tutti. Ciao ciao. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon, che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto. Ciao, a presto.